Countdown avviato, signore e signori. No, no, non è il countdown per il mio aereo che partirà questa sera intorno alle 6 in teoria, ma c'è già un po' di ritardo, dicono alle 8, importante partire da Verona. Ci vediamo a Cagliari, tra l'altro, per tutti i sardi. Ma è il countdown che riguarda il rientro di tutti gli altri nazionali juventini. Signori, oggi è il 26 di luglio. Il 2 di agosto è previsto il ritorno di tutti gli altri nazionali italiani vincitori di Euro 2020 che ci hanno fatto sognare, quindi Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi. Ho detto Chiellini? Vediamo, è proprio per questo che vi dico che il countdown è iniziato e probabilmente novità, informazioni su Giorgio Chiellini dovranno per forza di cose arrivare in questa settimana, perché lunedì è attesa la Continassa, l'abbiamo detto tante volte. CR7 arriverà il 26 di luglio, del 26 di luglio CR7 è arrivato alla Continassa. Romeo Agresti ha pubblicato anche tanti foto e tanti video sul suo profilo Instagram, ma anche su OneFootball potrete trovare tantissime notizie e tantissima documentazione per quanto riguarda tutto quello che è accaduto questa mattinata lunedì 26 luglio nei muri della Continassa. E sicuramente per rimanere aggiornati su queste trattative, appunto, ragazzi, lo so che sembra una banalità, ma Giorgio Chiellini ad oggi non è un calciatore della Juventus, e ne abbiamo parlato anche ieri. C'era questa fantomatica ipotesi di biennale con aumento dell'ingaggio, e Chiellini dovrà rinnovare il contratto in questa settimana perché lunedì è atteso, e se non rinnova lunedì non si presenta. Quindi OneFootball, scaricatelo qui sotto in descrizione in maniera completamente gratuita per capire se effettivamente Giorgio Chiellini arriverà. Ma non solo Giorgio Chiellini, signori, non solo Giorgio Chiellini, perché anche Locatelli faceva parte dell'Italia campione d'Europa, di quella spedizione fantastica che ci porteremo dietro per tutta la vita. Però Locatelli è l'unico obiettivo concreto, l'unica trattativa avviata dalla Juventus, e ora c'è una parte 3, un nuovo incontro tra Juve e Sassuolo, che sono costantemente in contatto, e a quanto pare il Sassuolo avrebbe addirittura respinto l'offerta che va a inserire il 25% di una futura rivendita sul giocatore. Io sul Discord riservato agli abbonati lo avevo già detto, dubito fortemente che il Sassuolo si farà ingolosire da questa cosa. Ragazzi, secondo me è molto facile, e l'ho ribadito in tanti video, se il Sassuolo in questo momento ha un'offerta di 40 milioni più bonus dall'Arsenal, la Juventus, se vuole provare a prenderlo in prestito, deve dare un obbligo di riscatto, ok? Che sia la prossima stagione, che sia quella dopo, a seconda della volontà anche del Sassuolo, ma che l'offerta totale vada a fare 40. Se quest'anno non lo puoi prendere perché vuoi tenere leggero il bilancio, o perché quella parte fissa che devi andare a inserire magari in un'altra trattativa, se te la giochi in Locatelli poi chiudi il mercato, perché può essere benissimo che sia così, allora dagli, che ne so, 5-10 milioni adesso, 30 milioni o l'anno prossimo, nelle prossime due stagioni, con obbligo di riscatto, ad arrivare almeno a 40. Io credo che sarà complicato arrivare a chiudere la trattativa se la Juventus non si metterà nella testa che quella lì è l'offerta giusta, perché se da una parte hai 40 milioni più bonus devi quantomeno pareggiarla, poi magari leggermente meno per fare un favore al giocatore del Sassuolo, potrebbe fare una cortesia a Locatelli. Ma se sei distante 10 milioni di euro e gli dici ma forse te li do se però nel lunedì bisestile inizia a piovere, sono quelle cose che, ragazzi, le altre società ti dicono ma perché mai allora dovrei accontentarti? Per quale motivo al mondo? Soprattutto se è una società come il Sassuolo che non ha necessità di vendere, anzi tutt'altro, e comunque ripeto un'offerta concreta dall'altra parte ce l'ha e potrebbe provare a convincere il giocatore, dato che la Juventus non fa il passo decisivo. Ma non voglio rivangare per tutto il video, sono cose che abbiamo già detto, sono opinioni che ho già espresso, non voglio, però il contro la rovescia è iniziato. Oggi parliamo di cose che sono effettivamente avvenute. Si è presentato Cristiano Ronaldo, si è presentato Matthijs de Ligt, si è presentato Adrien Rabiot, si è presentato Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski, stanno tornando tutti ragazzi, perché l'europeo è già finito, le loro vacanze sono terminate, le mie iniziano oggi, ma le loro sono terminate. E poi perché ovviamente c'è da preparare l'amichevole col Monza, l'amichevole del trofeo Gamper a Barcellona, nella quale stiamo cercando, io che conosco il colpo gobbo, di andare tutti insieme. Sarebbe fantastico, vi aggiorneremo per questa cosa, in programma l'8 di agosto appunto a Barcellona. Ma più che altro c'è da preparare il 22, che inizia ufficialmente il campionato contro l'Udinese. Signori, quella lì è la data da cerchiare, save the date, e lì dovremo arrivare pronti e carichi. Ed è qua,
è qua che prende un attimo il sopravvento tutta la follia. Perché io mi metto al primo posto di quelli che sono abituati a ragionare di calcio appoggiandosi su informazioni note e su cose che abbiamo sempre pensato. Banalità. Per me, Paolo Dybala, la prima punta non la può fare. Sarò matto, sarò antico, ma io sono dell'idea che uno come Paolo Dybala debba per forza giocare in appoggio almeno a un altro attaccante, in un attacco a due, se vuol giocare come prima punta. E anche il fatto di essere 1,77 m, una roba del genere, non va ad agevolare sicuramente la posizione di centravanti, che storicamente, solitamente, va a lottare in uno contro due difensori centrali, che in Italia poi rimanga molto bassi e mantenga la posizione. Quindi per me, in Serie A, in Italia, nei confini nazionali, campionato italiano, Paolo Dybala la prima punta farebbe un po' fatica a farla. In Europa è già diverso, perché ci sono molti più spazi, c'è la possibilità di svariare palla al piede, di giocare in una maniera differente. È sicuramente una cosa diversa. E in Europa già lo vedo di più. In Serie A io no. Però dobbiamo partire dal presupposto che Max Allegri, in questo momento, ha in testa di fare il 4-3-3. Ha in testa di fare il 4-3-3, ha in testa di rinnovare Paolo Dybala, c'è Cristiano Ronaldo, c'è Federico Chiesa. Allora, ci sono due possibilità. Cristiano Ronaldo a sinistra, Chiesa a destra, Dybala al centro dell'attacco, appunto. Ma ripeto, secondo me la punta centrale non la può fare, ma magari Allegri sta davvero ragionando con questa cosa, poi andrebbe a farla a modo suo, perché magari semplicemente si abbassa leggermente, Chiesa e Ronaldo si alzano, si forma quasi un rombo a centrocampo, con Dybala che fa la spola tra tre quarti e centro dell'attacco, e Ronaldo e Chiesa fanno questo movimento a rientrare. Entrambi sono molto bravi a partire larghi e poi a centrarsi palla al piede. Oppure Chiesa rimane a sinistra, Ronaldo fa il centravanti e Dybala sta a destra. Poi, al di là di questo, io credo che Allegri dia molta libertà negli ultimi metri alla squadra, ma non è una mia opinione. Allegri ce l'ha sempre detto: l'importante è dare una certa impronta difensiva alla squadra, che non significa giocare per lo 0-0, giocare per l'1-0 col Tunus, no, è completamente diverso. Significa abituare la squadra a compiere determinati movimenti in fase di non possesso, concentrarsi sulle marcature preventive, far capire alla squadra che ci vuole equilibrio. E quando non si ha la palla, ogni giocatore ha un compito ben specifico per o recuperarla e quindi dar via al contropiede, perché se tu non hai la palla e gli altri stanno attaccando, se la recuperi si crea lo spazio, dato che gli altri stanno avanzando, per andare tu a fare male, oppure semplicemente per concludere l'azione offensiva degli avversari cercando di non prendere gol, per poi o ripartire da dietro o cercare il lancio lungo. Però con Ronaldo, Chiesa e Dybala là davanti, siccome il lancio lungo diventa un'opzione quasi impraticabile, a meno che poi a centrocampo non ci siano delle mezze ali che vanno a inserirsi e spezzare. E con McKennie e Rabiot questo potrebbe accadere, attenzione. Quindi ad oggi, se dobbiamo proprio prendere tutte le informazioni note che abbiamo a nostra disposizione, Allegri vuol fare il 4-3-3, Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus e forse non si sposterà, Paolo Dybala è un giocatore della Juventus ed è atteso, parola di Pavel Nedved, ne abbiamo parlato ieri, il suo procuratore a Torino per firmare, Federico Chiesa è l'unico intoccabile, il punto di ripartenza per il futuro della Juve. 4-3-3, questi sono tre attaccanti, sono i tre migliori attaccanti che abbiamo in rosa, più Kulusevski, più Morata, più anche Bernardeschi, che vanno a diventare le seconde linee con quei tre titolari lì. Che ripeto, quella che vi ho fatto prima, quell'analisi lì, sono le due disposizioni bene o male che mi vengono in mente per far giocare quei tre là davanti col 4-3-3. Però io voglio sapere la vostra. Secondo voi Cristiano Ronaldo può fare la prima punta? E ancora, quindi Dybala può fare l'ala di destra, perché secondo me in fase non possesso fare diventa sempre un po' difficile, però in questo caso c'è da dire che Federico Chiesa andrebbe a fare l'esterno di sinistra, quindi l'ala sinistra, Weston McKennie eventualmente la mezzala di destra, e semplicemente Chiesa potrebbe venire ad abbassarsi in fase di non possesso, allargarsi McKennie, e in fase di non possesso diventerebbe un banalissimo 4-4-2 e in fase di possesso un 4-3-3. Senza scalate stratosferiche, il terzino che sale, quello che rimane bloccato. Un giocatore come Chiesa che si fa tutta la fascia, un giocatore come Dybala che si fa la tre quarti di destra, con McKennie che può salire, o Cuadrado stesso che può salire, dovesse mai fare il terzino. Quindi alla fine non sarebbe una follia. Ma voglio sapere la vostra, appunto.
Perché secondo me è più facile eventualmente Dybala al centro che va a formare un rombo. Però pensare Chiesa Ronaldo in attacco, forse siamo un po' leggerini. Con anche Dybala poi. Non lo so, voglio sapere secondo voi cosa è in testa Max Allegri.